Rita nacque verso il 1378 a Rocca Porena, un piccolo bel paesino vicino a Cascia, nell'Umbria verde e montuosa. Era figlia di agiati contadini. Di Rita da Cascia si conoscono più leggende che episodi veri. Fin dalla nascita fece miracoli. Ad esempio, un giorno, vicino ad un ruscello, i genitori di Rita misero la culla della bimba all'ombra e al riparo dalla grande calura. Ah, mi sono tagliato con la falce. Corri subito, vai a bagnarti nell'acqua fresca del ruscello. Rita, quanto sei buona e bella. Via, via, andate via. Ma che succede? Ma come può essere? Incredibile. Ferita non sanguina più, non si vede più nulla. Non si vede neppure la cicatrice. Ma questo è un miracolo. Rita divenne una bella ragazza e a 13 anni fu data in sposa ad un ufficiale che comandava un piccolo presidio di soldati in un paese vicino. Era un uomo rude, ma la bontà di Rita lo addolcì, anche perché nacquero subito due gemelli. L'ufficiale fu ucciso barbaramente in un agguato. Vendetta fu la parola sulla bocca di tutti, non per Rita, che si rivolge a Gesù. Gesù, dolce Gesù, Gesù portatore di amore, non permettere che l'anima dei miei figli anneghi nell'odio. Io te li dono. Disponi di loro secondo la tua volontà. Tu solo hai parole di vita eterna. Non ci sono notizie certe sul destino dei figli. Si sa invece che Rita si presentò, ancor giovane, al convento delle suore agostiniane di Cascia. Ma inizialmente le suore non la accettarono, perché temevano che la sua presenza portasse all'interno del convento odi e vendette. Rita, vi avevo detto di non farvi vedere qui. Il convento è chiuso. Questa porta era chiusa. Come avete fatto ad entrare? Non lo so, madre. Ero a casa mia, mi è apparsa una grande luce e un signore con la faccia dolcissima e con voce ferma mi ha detto: «Vienimi incontro». Io sono andata da lui. Non so nulla. E quella piccola ferita che avete sulla fronte? C'è una goccia di sangue. Quel signore aveva una corona di spine e una spina mi ha punto. Quella spina è una piccola cosa di fronte al dono della passione e della morte. La passione e la morte di Gesù furono il suo pensiero fisso. Visse in monastero per 40 anni e visitò malati e lebbrosi. Fratello, sono qua per aiutarti. Portò aiuto ai poveri. Ecco una minestra calda, mangia. Fece tante penitenze e digiuni. Gesù, le mie sofferenze sono nulla in confronto alle tue. Quando morì, il 22 maggio 1447, a 68 anni, le campane misteriosamente suonarono festa, nonostante tutti negassero di aver tirato le corde. La pietà popolare ama credere che furono mani non umane a suonarle, perché quel giorno si festeggiava la sua nascita in un'altra vita, nei cieli.